Il Comitato per la Qualità della Vita di Taranto ha tenuto una conferenza stampa per parlare della probabile chiusura del corso di laurea di Scienze dei Beni Culturali per il Turismo. L'occasione dell'incontro alle fortificazioni annibaliche abbandonate e senza nome ha dato spunto al Comitato Qualità della Vita per un ulteriore appello alla salvaguardia e fruizione dei beni culturali, ma anche per coniugare beni culturali e tradizioni, i giovani e la Settimana Santa Tarantina, con un'attenzione al ruolo della scuola, oltre che dell'università e della ricerca. Le rivolge soprattutto un appello ai parlamentari. Ma un appello ai parlamentari perché intervengono a livello di governo e quindi in questo senso la lettera indirizzata questa mattina al ministro Franceschini affinché con opportune deroghe venga salvato il corso di laurea di Scienze dei Beni Culturali che sembra debba essere soppresso. Lunedì si riunisce il consiglio di corso di laurea e decreterebbe appunto questa soppressione, contestualmente ovviamente all'Istituto di Studi Musicali Giovanni Paisiello. Se a Taranto vogliamo guardare con fiducia al futuro, non possiamo che puntare sull'archeologia, sui beni culturali, sulle nostre potenzialità e sulle nostre vocazioni ed evidentemente attraverso, ciò può avvenire attraverso l'università, la ricerca e la scuola. E sono beni culturali anche i riti della Settimana Santa, per questo il Comitato per la Qualità della Vita ha previsto una serie di iniziative per questo periodo. Come ormai tradizione da circa 30 anni, andremo con i priori delle due confraternite, quella del Carmine e della Addolorata, nelle scuole. Abbiamo individuato una decina di scuole dove porteremo la storia dei riti della Settimana Santa, le tradizioni, ma anche, per così dire, il significato più intrinseco di questi riti che rappresentano sicuramente un valore, un bene culturale da preservare. Proviamo in via d'Aquino, angolo con via Margherita. Molti non sanno che qui ci sono le mura annibaliche. Perché questo nome? Allora, le mura annibaliche acquistano per la storia di Taranto una testimonianza veramente straordinaria, perché al di là delle fonti storiche che dicono che Annibale fu a Taranto, che mise accampamento nella zona occidentale della città, non abbiamo nessun'altra testimonianza se non quella storica. Questa invece è una testimonianza materiale che dice in maniera inequivocabile che Annibale stette qui, che costruì queste mura, ma soprattutto una cosa importantissima, Annibale per passare da una parte all'altra della città costruì con le pelli di animale un ponte che poi fu tolto dai romani quando vollero costruire al posto di quel ponte un ponte in legno levatoio. Nel 1400 fu costruito poi il ponte in muratura di Porta Lecce con tre arcate che rimase in piedi fino alla fine del 1800, quando fu poi costruito il primo ponte girevole sostituito da quello attuale. Quindi la storia di Taranto attraverso la figura di Annibale, e questa è una grande testimonianza.